Cause you had a bad day, you're taking one down. Claudio Scajola è stato 3 volte ministro, parlamentare per 17 anni, numero 2 di Silvio Berlusconi in Forza Italia e sindaco di Imperia. È anche l'uomo pubblico con il record di dimissioni, una da sindaco e 2 da ministro. Grazie anche alle versioni di satira più disparate, il suo nome rimarrà per sempre legato alla casa con vista Colosseo, quella che nel 2010 la Guardia di Finanza gli ritenne pagata da un imprenditore romano, a sua insaputa. Io, sulla vicenda della casa, sono politicamente morto. Scajola fu poi arrestato in favore di telecamere nel maggio 2014 con l'accusa di aver agevolato la latitanza di Amedeo Matacena, ex deputato del Popolo della Libertà, in una ragnatela criminale legata all'Ndrangheta. Ma la vicenda più dolorosa di Claudio Scajola inizia 13 anni fa, all'epoca delle sue dimissioni, dopo che le nuove Brigate Rosse assassinarono a Bologna il consulente del lavoro Marco Biagi. Al professore ed esperto di diritto era stata negata la scorta e a Cipro, in un'atmosfera rilassata durante una visita istituzionale, l'allora ministro dell'interno decise di parlare molto male di Biagi. La frase di Scajola, registrata dai presenti e il giorno dopo riportata in prima pagina dal Corriere della Sera e Sole 24 Ore, lo costrinse dopo alcuni giorni di polemiche roventi a rassegnare le sue dimissioni. Ma a fine febbraio 2015 la Procura di Bologna ha deciso di riaprire di nuovo l'inchiesta, dopo che la prima fu archiviata. La nuova ipotesi di reato è cooperazione colposa in omicidio colposo, un capo di imputazione così contorto, per accusare Scajola di imprudenza e negligenza, non sulle ragioni della revoca della scorta, ma sul perché non sia stata ripristinata. Il reato è prescritto dal 2009, ma l'odissea giudiziaria di Scajola sembra non avere mai fine. Ma mi sono dimesso dopo aver visto i giornali della mia parte politica, che mi hanno ammazzato. Allora capivo che io non ero difeso più da nessuno.